Eder. Mech. Pallister. Foggia. Tabaccaia uccisa a coltellate nella sua rivendita. È stato ritrovato dai carabinieri a poche decine di metri dall'attività commerciale il coltello insanguinato usato per il delitto. Potrebbe essere stata una rapina, ma non si escludono altre ipotesi. È stato un cliente della tabaccheria, entrato per fare degli acquisti, a scoprire il corpo della donna riverso a terra in una pozza di sangue e ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi. Gli investigatori stanno effettuando una ricognizione per individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso immagini utili a identificare l'assassino o l'assassina. Così un residente di via Marchese de Rosa ricorda la donna uccisa con diverse coltellate. Lavorava da sola. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre, ma poi è venuta a mancare e da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.